Sempre, chiediamo all'assessore perché non abbiamo ben capito, cioè lei intende che si debba creare una filiera di impianti a biomasse in cui andare a bruciare questi sfalci, non fare del cippato da utilizzare nei termocamini, cioè era questo quello che volevamo capire. La filiera si dovrebbe chiudere con delle centrali a biomasse, spero un po' più piccole di quelle di Val di Taino, che per garantirsi, insomma, l'alimentazione costante deve andare a reperire materiali lontanissimo e mi auguro che presto qualcuno si premuri di fare togliere quella muraglia di copertoni, di pneumatici usati da lì vicino. Non si sa mai qualcuno vada a finire lì dentro. Noi riteniamo che in attesa che l'impiantistica degli impianti di compostaggio finalmente ci garantisca che si chiuda la filiera correttamente, quindi per avere dei concimi biologici, dei concimi, degli ammendanti, degli strutturanti per il terreno, per gli agricoltori, per l'agricoltura sostenibile, ci auguriamo che nelle more che si arrivi ad avere l'impiantistica, che si sblocchi quella già autorizzata, visto che l'assessore Marino ci ha detto che finita la problematica dell'SRR finalmente farà partire l'impiantistica e sbloccherà, ci auguriamo che tutto questo materiale biodegradabile possa andare invece nella filiera del compost. Che poi sarà utilizzato successivamente in agricoltura. Quindi non siamo molto convinti dell'idea di creare delle piccole medie centrali che poi dovremo garantire. Magari dovremo garantire loro il materiale ligneo piantando alberi, senza offesa, sono sempre alberi, ma alberi inutili e che non appartengono al nostro paesaggio come l'eucalipto perché crescono veloce e succhiano acqua velocemente, crescono velocemente, quindi perché per noi intendiamo energia, noi ci sentiamo in Europa, riteniamo che l'energia rinnovabile non sia quella delle biomasse, ma che sia quella del sole o quella del vento, insomma altre energie rinnovabili. Magari la biomassa è un'energia rinnovabile in Svezia, nel nord Europa, dove ettari sconfinati di foreste crescono in maniera rapida e lì non manca cosa bruciare in termini di materiale biomassa, ma qui in Sicilia abbiamo bisogno invece di ripopolare i territori anziché bruciare. Chiaramente comprendiamo le problematiche degli agricoltori che non hanno trovato risposte perché è arrivata l'Europa che ci ha detto non potete più bruciare per tutelare la biodiversità, gli insetti, anche questo è un importante aiuto per l'agricoltura. Quindi durante la bruciatura, a parte disperdersi grandi quantità di fumo con tutte le componenti chimiche dannose, a parte che l'incendio poi scappa e va a bruciare dove non deve bruciare. Comprendiamo che gli agricoltori, magari quelli che piantano il grano, poi hanno il problema della, io lo chiamo restuccia, quel pezzettino di gambo che non facilmente si biodegrada, magari lo devono bruciare e apprezziamo che lei abbia fatto delle circolari ad hoc per evitare che gli piombassero le multe. Però da qui a consentire di bruciare perché non siamo stati capaci a creare invece un altro tipo di filiera, diciamo noi abbiamo molte riserve. Fermo restando che se le piante ad esempio hanno delle patologie per cui si ritiene che nel processo di compostaggio poi diciamo il fungo, la malattia si possa trasmettere ad altri campi, in quel caso si può derogare e sicuramente si deve bruciare. Quindi ritengo che al mio ritorno con i miei colleghi penseremo di non votare la mozione, così per com'è. Grazie, onorevole Foti. Ha chiesto di intervenire l'assessore Cartabellotta, ne ha facoltà.